Il GAT è il Gruppo Archeologico Torinese, è un'associazione di volontariato nata nell'83, è un'associazione di volontariato che si occupa di archeologia, come dice il nome, e lo fa intervenendo su diversi punti di vista, quindi con delle mostre, con delle conferenze, con delle pubblicazioni e poi ovviamente collaborando con le sovrintendenze nella realizzazione di interventi archeologici sul territorio. Che possono essere semplici interventi di ricognizione oppure, quando si verifica la possibilità e la necessità, anche interventi di scavo archeologico vero e proprio. Il GAT opera sul territorio piemontese eminentemente, però quando si tratta di realizzare campi archeologici estivi, i nostri sono generalmente estivi, ovviamente ci si può collaborare con realtà non legate al territorio strettamente piemontese. Nel caso nostro, per esempio, da 8 anni a questa parte collaboriamo con la Sovrintendenza della Toscana per la realizzazione di un campo che è nato come un campo di ricognizione in provincia di Grosseto, nella zona di Sorano, Pitigliano, Manciano, e che poi si è trasformato anche in una serie di realtà di scavo. Le attività del GAT sono piuttosto varie, nel senso che il GAT ha uno scopo didattico-educativo oltre che sociale, quindi c'è una componente molto forte di educazione sia dei soci che della popolazione verso la valorizzazione e la salvaguardia dei beni culturali. In questo ambito vengono realizzate delle mostre. Vengono realizzate delle gite anche sociali che vanno a visitare luoghi archeologici, musei, conferenze, proiezione di diapositive o di presentazioni. Vengono poi ovviamente realizzati i campi archeologici che sono un po' diciamo lo zoccolo duro dell'attività e vengono effettuate attività di laboratorio sempre in sede. Sia sul materiale che emerge dai campi, sia su attività più locali come per esempio la manutenzione delle mura romane, della cinta muraria di Torino. Sono attività di salvaguardia che servono anche a far sì che la gente alzi gli occhi e veda quello che c'è, insomma. Un campo archeologico realizzato da volontari, anzitutto non è un campo realizzato da soli. Il volontario deve avere come riferimento in questo, lo Stato, quindi diciamo, gli enti preposti alla tutela dei beni culturali e sostanzialmente appunto, bisogna ricordarsi che, come dicevo prima, benché si stia facendo una vacanza, si sta producendo qualcosa di scientificamente apprezzabile e quindi è un campo archeologico a tutti gli effetti. Ma dunque, la giornata tipo direi che a parte la giornata di puro svago, la giornata di lavoro diciamo che inizia al mattino con una colazione tutti insieme ovviamente, poi ci si reca sul luogo dello scavo o della ricognizione se il campo è di ricognizione e si effettua un'attività che può durare mediamente mezza giornata, ecco. Diciamo si finisce nella tardissima mattinata in maniera da rientrare per pranzo e da potersi dedicare al pomeriggio ad attività di laboratorio, come l'esame di quello che si è fatto, la preparazione delle schede sugli strati che si sono esaminati e così via. La serata poi si svolge in maniera più rilassante, con cena, con eventualmente dopo cena in sede oppure in giro per il paese o nelle sagre che si svolgono nelle vicinanze. Quindi qui viene fuori anche lo spirito vacanziero. Ovviamente, come dicevo, i campi variano a seconda di chi li propone e anche del periodo. Il campo che noi stiamo proponendo in questi anni è un campo che si svolge in Toscana, in un bellissimo luogo che è la Maremma. Questo campo dura 2 settimane. In quelle 2 settimane noi ci comportiamo in questa maniera, facciamo 3 giorni di attività e un giorno di pausa, poi di nuovo 3 giorni e un giorno di pausa. Poi ovviamente si fa vacanza perché bisogna ricordare che il volontario che affronta uno scavo archeologico di questo genere, come dicevo, non sempre lo fa perché è il suo percorso di vita, lo fa per svagarsi. Allora noi spieghiamo che quello che sta facendo ha un fine sociale.
e questo è il motivo per cui c'è un gruppo di volontariato, però la vacanza va goduta, perché ovviamente si paga una quota, la quota che si paga per la vacanza, in questo caso di 250 euro per 2 settimane, serve al vitto e all'alloggio, quindi il mangiare ce lo facciamo da soli, i trasporti in loco vengono pagati con questa quota. Ma sono partecipanti che innanzitutto non hanno, come si diceva, limiti di età, se non ovviamente per quanto riguarda la minore età. Sono ragazzi, alcuni sono ovviamente soci magari già pluriennali del GAT, studenti di archeologia oppure anche semplici volontari appassionati. E altri sono persone che si iscrivono per la prima volta, magari che vengono non solo dal Torinese ma anche, o dal Piemonte, ma anche da altre regioni o addirittura dall'estero, perché il veicolo principale di promozione dell'attività è proprio il web, quindi sul nostro sito è possibile avere sia a conoscenza che accesso alla partecipazione al campo. Le aspettative sono, diciamo più che altro, sono aspettative di conoscenza e poi anche di socializzazione. Cioè una grossa fetta del valore aggiunto del campo è proprio quello di essere tutti insieme, di socializzare, di dormire in camerata e mangiare tutti alla stessa tavola. E poi di scavare con delle duties che si vanno a ripartire man mano sulle varie persone, quindi nessuno sta con le mani in mano. È molto interessante anche l'aspetto della scoperta, che è quello che spinge molta gente proprio a partecipare a uno scavo, perché pensare di trovare un coccio o trovare uno scheletro addirittura, come è stato negli ultimi 2 anni passati, è estremamente affascinante. Al ritorno succedono attività che vanno avanti per tutto l'inverno, nel senso che dal campo vengono portati a casa i materiali che vengono trovati, diciamo. Materiali che vengono affidati, che sono di responsabilità della sovrintendenza, ma sono affidati al GAT e quindi vengono riportati in sede per l'analisi. È un'attività che viene proseguita fino allo scavo dell'anno successivo e può portare alla pubblicazione alla preparazione di una pubblicazione oppure di un poster, come è stato fatto per quanto riguarda per esempio la parte preistorica, perché nel nostro scavo abbiamo trovato, siamo riusciti a coprire sia la preistoria e protostoria che la parte diciamo etrusca e poi romana, perché ovviamente la Maremma è ricchissima da un punto di vista archeologico, quindi ci ha permesso di diciamo spaziare lungo un arco temporale molto ampio. Thank you.